Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose: chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero, io vi dico, che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Bisogna stare svegli, non addormentarsi, cioè non essere distratti, non cedere alla pigrizia interiore, perché anche nelle situazioni in cui non ce l'aspettiamo, il Signore viene. Sant'Agostino diceva: ho paura che il Signore passi e io non me ne accorga, di essere addormentato e non me ne accorga che il Signore passa. State svegli,